Pago, nome d'arte Pacifico Settembre, dà sfogo alla sua rabbia e avverte tutti quanti e soprattutto dà i nomi di chi ha diffidato per aver informato. Pago non ci sta, non ci sta agli insulti che Mirjana Trevisan ha dovuto ricevere per quanto riguarda il fare da madre al figlio Nicola di 12 anni. Infatti, dopo averlo anticipato via social Instagram sul suo profilo, Pago ha anche parlato al magazine Key di Alfonso Signorini e ha detto anche dei particolari a chi è intenzionato a fare conto alcuni vipponi. In particolare, Pago si rivolge a Katia Ricciarelli, Soleil Sorgè e Giacomo Urti. Lo sappiamo, la cantante lirica ha dato più volte a Mirjana Trevisan della poco di buono, mentre Soleil Sorgè l'ha etichettata come incoerente. La stessa Katia Ricciarelli è stata avvisata pochi giorni fa nel confessionale di questa diffida proprio del cantante Pacifico Settembre. Per la precisione, Pago ha inviato ai Gfini delle diffide in cui viene chiesto di non giudicare più Mirjana Trevisan in quanto madre. D'altronde anche Signorini ha annunciato l'arrivo delle diffide durante proprio la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda proprio lo scorso 7 gennaio. Pago poi ha raccontato cosa ha fatto, mosso dall'istinto una volta a essere stato informato di ciò che è stato detto sull'ex moglie nella casa. Pago dice: ero a cena con due amici quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all'impazzata. Tra le varie persone mi ha chiamato anche mio figlio, mi ha raccontato quello che era successo in TV e distinto ho mandato un messaggio al conduttore Alfonso Signorini. Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare, mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e soprattutto nessuno può permettersi di far del male a mio figlio che era in lacrime. E detto ciò, Pago ha diffidato chiunque osa nominare Mirjana nel suo ruolo di madre. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale, perché solo così non potrai perderti questo, ma nessun altro prossimo video.